Ciao, sono Michele Vitale del blog bastabollette.it. In questo video vorrei aggiornarvi su un caso di assistenza che ci è stato richiesto sul nostro blog. Si tratta di un consumatore che ha ricevuto una telefonata da un operatore di una società di telemarketing che gli ha proposto l'attivazione di una linea ADSL Fastweb nella propria abitazione. Il cliente accetta. E nel giro di pochi giorni comincia a notare qualcosa di strano. Gli arriva infatti, prima che gli venga attivata la DSL, riceve una busta contenente due schede telefoniche da inserire nel cellulare. Chiede spiegazioni, gli viene spiegato che era un'offerta aggiuntiva inclusa nell'attivazione della linea DSL che sarebbe stata fatta comunque a breve e questa offerta aggiuntiva, le due SIM, non aveva nessun costo per il cliente. Il cliente si tranquillizza, ma passano i mesi e la linea DSL non viene mai attivata. Intanto però cominciano regolarmente ad arrivare le bollette di Fastweb e infine il cliente riceve una telefonata dopo vari mesi, 4-5 mesi dalla richiesta di attivazione, riceve una telefonata da Fastweb in cui gli comunicano che la linea DSL nella sua abitazione non poteva mai essere attivata perché il suo comune non era addirittura servito dalla linea DSL. Il cliente chiede di disattivare a questo punto il servizio, di annullare tutte le bollette, la cosa però non viene eseguita e a distanza di anni, pensate, il cliente ha fatto richiesta nel 2009 a marzo e nel 2011 a dicembre ancora riceve bollette, quindi a distanza di anni. Per anni il cliente ha continuato, nonostante le proteste, nonostante le segnalazioni, nonostante le richieste di disdette, a ricevere bollette di Fastweb. Addirittura riceve anche dall'Agenzia delle Entrate una richiesta di pagamento di tasse di concessioni governative mai pagate. Erano le tasse di concessioni governative legate a quegli abbonamenti, alle due SIM che gli avevano garantito non avere nessun costo aggiuntivo. Il cliente con grande difficoltà, disagio, riesce comunque ad ottenere da Fastweb delle note di credito a storno di quelle tasse di concessioni governative e almeno l'Agenzia delle Entrate in questo modo riesce a tamponare le richieste. Però rimane il problema dell'attivazione che mai eseguita, che comunque continua a generare bollette che arrivano a casa del cliente. Il cliente pensa di rivolgersi a un avvocato per risolvere il problema, ma l'avvocato gli costerebbe troppo, perché il costo di un'azione legale sarebbe sicuramente superiore rispetto ai benefici eventuali derivanti da una vittoria dell'azione legale. E quindi il cliente rinuncia a rivolgersi a un avvocato. Arriva al nostro blog, ci fa una richiesta di assistenza, noi ci siamo subito attivati con Fastweb per risolvere il problema, stiamo al momento, abbiamo preso contatto con i loro uffici. Stiamo trattando, negoziando una conciliazione, siamo fiduciosi e vi terremo informati sugli sviluppi non appena ci saranno. Faremo un post o un altro video su questo blog. Intanto però possiamo dare un consiglio. Digitate su Google le parole registro pubblico delle opposizioni. Si tratta di un registro istituito per legge lo scorso anno, che consente ai consumatori che non vogliono essere importunati da operatori commerciali che li chiamano proponendogli delle offerte, di scrivere il proprio numero di telefono in questo registro. In questo modo, qualunque operatore che chiama i numeri presenti in questo registro è passibile di denuncia e sanzione, che può arrivare anche a somme abbastanza salate. Se funziona questo registro non lo sappiamo, approfondiremo e faremo un video nei prossimi giorni, ma intanto può essere una buona idea iscriversi a questo registro, segnalarlo a eventuali operatori che chiamano e perché no denunciare il loro comportamento scorretto, aggressivo, spregiudicato al registro, all'ente che gestisce il registro. Se avete commenti a questo video, potete inserirli nello spazio apposito presente sul blog. Io leggerò e risponderò personalmente a tutti i commenti ricevuti.
Sono Michele Vitale di bastabollette.it, vi ringrazio per avermi seguito fin qua e arrivederci al prossimo aggiornamento sul blog.